Darei ora seguito all'audizione del prefetto Bruno Corda, direttore dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata. Procediamo quindi all'audizione del predetto direttore. E l'audizione del prefetto avverrà in videoconferenza. Un minuto di sospensione per il conteggio. Sì, facciamo un attimo, un minuto di sospensione, mi dico, per consolidare o dare concreta attuazione al collegamento. Quindi abbiate un minuto di pazienza. Interessati a tutti presenti che, ai sensi dell'articolo 12,5 del regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa, qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate. Al termine degli interventi dell'audito potranno prendere la parola, in ordine di prenotazione, i senatori e deputati per porre quesiti. Prego, prefetto. Intanto buongiorno. Sì, prefetto, le ricordo che oltre ai presenti che sono qui, le persone che sono qui, altri deputati e senatori seguono in via telematica, e quindi siamo attenti alle sue parole. Prego. Buongiorno. Intanto grazie per questa occasione che dà luogo alla possibilità di fare un po' il punto della situazione rispetto alle attività che stiamo svolgendo, che stiamo ponendo in essere come agenzia. So che ci sono state delle audizioni dei miei predecessori, in particolare del prefetto Frattasi, non molto datate, insomma, abbastanza recenti, quindi diciamo che partiamo da dei presupposti che già la Commissione possiede. Vorrei seguendo un po' il ragionamento che è stato fatto per quanto riguarda la relazione che poi abbiamo inviato qualche giorno fa al Presidente della Commissione Morra, che appunto ha indicato i principali temi sui quali muoversi relativamente appunto all'attività che noi stiamo svolgendo. Ecco, ma vorrei partire già subito con un dato credo decisamente significativo, che è quello relativo ai beni immobili che attualmente sono in gestione e quelli che sono stati destinati. Perché dico questo? Perché vorrei esprimere alla Commissione le difficoltà che intervengono nella destinazione di questi beni. Come avete avuto modo di vedere, spero, nell'ambito appunto della relazione che ho inviato, abbiamo un numero molto rilevante di beni in gestione, pari a circa 17.000, qualcosa più di 17.000. E altrettanti beni abbiamo già destinati. Perché dico che ci sono delle difficoltà? Il numero è sicuramente decisamente significativo. Le difficoltà sono legate ad una serie di fattori che è bene vengano in evidenza. Il primo fattore è lo stato dei beni, in particolare lo stato di deterioramento dei beni. Il bene viene consegnato all'agenzia intanto dopo un lungo periodo, la fase giudiziaria nella migliore delle ipotesi a durata di 4 anni, sicuramente di più, perché poi oltre a questo c'è anche il periodo dell'eventuale ricorso in Cassazione da parte del soggetto che è stato oggetto della confisca medesima, e poi ancora quella, la parte dell'accertamento dei creditori cosiddetti in buona fede, che anche questo richiede un lasso di tempo molto importante, e poi certamente la parte relativa ai tempi di destinazione. I tempi sono decisamente un fattore di grande rilievo, perché è chiaro che poi il trascorrere del tempo per i beni immobili e anche per quanto riguarda i beni aziendali ha un valore molto importante. Ma al di là di questo, oltre il tempo, c'è anche un fattore di fondo, che il bene normalmente immobile, parlo in particolare degli edifici, vengono consegnate all'agenzia già in condizioni di deterioramento profondo, il che vuol dire che bisognano evidentemente di un intervento per la loro valorizzazione, per il loro utilizzo, decisamente molto importante. E spesso i nostri interlocutori, in particolare gli enti locali, ma anche gli enti cosiddetti demaniali, non sono nella condizione di poter affrontare questo genere di situazioni. Quindi, anche a fronte di un bene che potrebbe essere recepito da parte di quell'amministrazione, questo non avviene in ragione di questa situazione.
È evidente che tutto quanto questo ci deve portare ad una serie di riflessioni sotto l'aspetto del come poter superare questa esigenza. Intanto sto svolgendo un'attività di convincimento e un rapporto costante nei confronti delle amministrazioni regionali a che ci possano essere delle norme regionali antimafia in generale, in particolare per la revalorizzazione dei beni confiscati, che siano un po' omogenei su tutto il territorio nazionale. In questo ho un rapporto con l'Assemblea dei Presidenti dei Consigli regionali, che ha predisposto, tra l'altro, in giugno dell'anno scorso, una bozza di legge che potrebbe essere utilizzata, potrebbe essere approvata da tutti i consigli regionali, quindi anche quelli che attualmente non ce l'hanno. E poi ancora, dicevo, gli aspetti relativi al fatto che all'interno di queste norme vengano presenti anche degli impegni economici che possano consentire la sistemazione di questi beni, soprattutto in favore degli enti locali. Altra cosa importante sicuramente sarà l'impiego del recovery fund, di cui si parla ancora, da definire quale sia il quadro nel quale andrà ad essere definito tutto ciò, però dei 330 milioni previsti nel recovery fund potrebbero essere già una prima intervento decisamente importante per la risistemazione dei beni, perlomeno dei beni che sono stati già oggetto di consegna nei confronti degli enti locali e degli altri soggetti che li stanno ricevendo. Altre iniziative che noi abbiamo assunto è con l'istituto di credito sportivo, di modo che una serie di beni che hanno un utilizzo di tipo sportivo, di tipo culturale, possano essere oggetto di un finanziamento, tra l'altro finanziamento a tasso zero per quanto riguarda gli enti locali, a tasso molto basso per tutti gli altri soggetti, che può essere un fattore di grande importanza. Però ecco, una riflessione certamente sulla necessità della valorizzazione e dell'impiego di fondi per quanto attiene questi aspetti da essere fatta senz'altro. Un altro elemento di grande criticità costituito dalle confische è che non sempre riguardano l'intero bene. Qualche volta lo sono soltanto parziali, la moglie del prevenuto magari non è oggetto appunto del procedimento di confisca e quindi il bene si ritrova diviso in una condizione giuridicamente piuttosto complicata. Vero è che con la legge del 2018, con la 132, è stato possibile trovare il cosiddetto incidente di esecuzione che dà luogo alla possibilità della ripresa della parte del bene che ancora non è stato confiscato, però anche questo comunque riguarda il futuro e noi abbiamo tanti altri beni che già sono stati consegnati e che si ritrovano in questa condizione o che comunque sono in questa condizione a tutt'oggi. Altra difficoltà che noi troviamo è quello relativo ad alcuni beni che per loro caratteristica non sono, tra virgolette, appetibili, passatemi questo termine, per esempio i lotti interclusi. Ci troviamo davanti a delle situazioni, soprattutto dal punto di vista dei terreni, che presentano queste caratteristiche. Ancora, delle criticità urbanistiche. Vero è che il codice antimafia, nell'articolo 112, nel 51,3 ter, prevede una operazione che può essere svolta appunto da parte dell'agenzia per sanare alcune tipologie di situazioni di questa natura, ma è anche vero che ci sono molte norme regionali che questa cosa non consentono. E devo dire anche che troviamo una notevole difficoltà da parte degli stessi uffici tecnici dei comuni, che prima ancora di chiedere la sanatoria del bene, si arrestano nel procedimento di questa natura, quindi non dando luogo alla possibilità anche della sanatoria di beni che potrebbero essere in qualche maniera oggetto di sanatoria. Poi ancora, un gran numero di beni che si ritrovano in comuni di piccole dimensioni. E qua io credo che l'esperienza dei consorzi tra comuni debba essere di grande importanza. Il fatto che quel determinato bene possa essere utilizzato dal comune con termine mi pare che possa essere una soluzione che in tanti cercano di adottare. Ma anche qua, c'è un gap culturale che deve essere senz'altro superato. E poi ancora la scarsa conoscenza delle procedure di acquisizione e di valorizzazione di beni. Pensate che noi abbiamo, come sapete, una piattaforma che si denomina Open Regio, che dà luogo alla possibilità, tra l'altro attraverso una password da parte dei soggetti abilitati, in particolare i comuni, di capire quali siano i beni che sono presenti, avendo poi tutte le caratteristiche precise dei beni stessi, quali beni siano presenti all'interno del proprio territorio. Bene, considerate che su circa 1.300 comuni nei quali insistono dei beni confiscati, solo 800 hanno richiesto la password di accesso al sistema Open Regio.
Questo è un fattore di grande importanza perché darebbe una maggiore, come dire, comprensibilità dell'azione dei comuni in materia di beni confiscati. C'è da dire che ovviamente, siccome non è bene, come dire, non trovare anche delle soluzioni collaterali in questo, noi stiamo mettendo a punto un sistema di vetrina, così denominato, che possa consentire anche agli enti locali di avere, come dire, una visione ancora più diretta di quel bene che insiste sul proprio territorio. Quindi la possibilità di poterlo chiedere ancora prima del momento in cui noi procederemo a quella sorta di richiesta, appunto, di disponibilità che normalmente viene svolta. Fermo restando che continueremo ovviamente ad utilizzare il consueto sistema delle conferenze di servizio che, come si disse già, credo, nella scorsa audizione da parte del prefetto Frattasi, ha dato luogo a dei grandi vantaggi, a delle grandi importanze, insomma, sotto questo punto. Ancora, direi che un'altra azione che noi stiamo svolgendo proprio per il miglioramento di questo aspetto conoscitivo dell'esistenza dei beni che ancora sono in gestione, ancora non sono stati destinati, è l'apporto che noi stiamo chiedendo a tutte le prefetture tramite i nuclei di supporto, che noi stiamo vivificando in modo assoluto. Già abbiamo fatto un primo giro di conferenze che hanno riguardato tutti i nuclei di supporto d'Italia. Abbiamo dedicato una professionalità molto importante del nostro staff, un viceprefetto che ha costantemente proprio il compito di interloquire con le prefetture e con i nuclei di supporto, di modo che da parte loro ci sia a loro volta un costante rapporto, in particolare con gli enti locali, con i soggetti del terzo settore, in modo che vengano promosse le attività appunto di consegna di questi beni, in modo che proprio non ci siano degli elementi di poca qualità. Ma un altro elemento molto importante che noi intendiamo ulteriormente riproporre è il bando nei confronti del terzo settore. A seguito di una modifica normativa di cui voi ben sapete, nel 2017 è stato previsto che la consegna del bene ai soggetti del terzo settore non dovesse avvenire necessariamente per il tramite dell'ente locale o degli enti locali, ma potesse avvenire anche direttamente attraverso un sistema di giusta pubblicità direttamente da parte dell'agenzia. Così è stato fatto, per cui a luglio di quest'anno è stato pubblicato questo bando che ha riguardato, perché è ancora in corso, circa 1.400 particelle e quindi circa 1.000 beni immobili, stiamo parlando di edifici ma anche di terreni evidentemente, si è potuto richiedere da parte dei soggetti del terzo settore direttamente. Questo non ha voluto essere un qualche cosa di, come dire, che potesse creare delle difficoltà agli enti locali. È stata prevista all'interno del bando una premialità nei confronti di quelle progetti, perché di questo si tratta, proposti da queste associazioni del terzo settore, che potessero appunto avere una premialità laddove questi si radicassero nelle attività che le amministrazioni locali in particolare svolgevano all'interno del proprio territorio. Quindi non è un qualche cosa di alternativa al comune, ma è un qualche cosa di collaterale, di parallelo al comune. Intendiamo per il futuro continuare a proporre tutto ciò. Considerate che vorrei appunto evidenziare questo perché è un dato nuovo rispetto all'audizione del mio predecessore, che sono state presentate 175 domande che potrebbero riguardare naturalmente anche un numero di beni superiore a quello al numero delle domande medesime, e attualmente è in corso da parte di una commissione appositamente da me nominata, è corso proprio l'analisi di queste domande, poi dopo le quali evidentemente verranno svolti gli accertamenti nei confronti del soggetto interlocutore che dovesse aver presentato la domanda e la cui domanda dovesse essere considerata come valida dal punto di vista operativo evidentemente, ecco, allora faremo poi giustamente tutti quanti gli accertamenti del caso perché non si bloccasse, diciamo così, la macchina inizialmente, ma la cosa potesse avere questo genere di svolgimento. Altro elemento quindi di importanza è appunto questa interlocuzione che deve intervenire, che noi intendiamo muovere nei confronti appunto dei soggetti del terzo settore. È stata una scelta di fondo decisamente molto importante, proprio perché dava la possibilità anche di una maggiore brevità nella procedura di assegnazione. Ma prevederemo anche dei sistemi di bando non così di questa dimensione, magari anche soltanto a carattere regionale o interregionale, in modo che si possa fare il focus esattamente su alcuni beni che possono essere di gradimento da parte dei soggetti del terzo settore stesso.
Altra iniziativa molto importante che ha avuto un buon esito è stata quella degli spazi per ricominciare, iniziativa che è stata adottata in coincidenza dell'attuale pandemia, quindi però nella prima fase, diciamo così, della pandemia, che proponeva circa 200 beni immobili, i quali avrebbero potuto essere richiesti attraverso un accordo con Union Camere. Attraverso questo accordo potevano essere ripresi per poter essere utilizzati proprio per il rilancio economico dei diversi settori, ma non solo. Alcuni di questi sono andati in favore dei comuni, sempre però nell'ambito di questa attività, anche soltanto per, come dire, come momento che poteva servire per esempio per le scuole, per poter poi svolgere un'attività in didattica in modo da avere dei maggiori spazi per poter, come dire, cercare di avere maggiori opportunità, ecco, di presenza dei ragazzi all'interno delle scuole medesime. Questi sono un po' i temi che noi stiamo affrontando e anche le modalità concrete con le quali affrontiamo un po' il tema. Insomma, ma siamo davvero molto aperti alle soluzioni innovative, perché credo che questo sia l'elemento di fondo per poter cercare di uscire un po' da questo impasse numerico molto importante, molto rilevante, perché è chiaro che le confische continuano, l'attività della polizia giudiziaria, della magistratura, delle prefetture si sta svolgendo in modo molto, molto continuo, e quindi questo dà luogo evidentemente a un ripopolamento dei nostri ruoli costante e sistematico, e quindi la necessità di dover svolgere questa attività con una notevole sveltezza. Per quanto riguarda i beni mobili, è già presente, tra l'altro, beni mobili registrati, in particolare le autovetture, è già presente questo sistema della vetrina di cui io parlavo, che sta proprio decollato proprio veramente in quest'ultimo mese, e per il quale appunto ci sarà la possibilità di richiedere, per quanto riguarda questa volta, gli aspetti della acquisizione o, alla peggio, gli aspetti della vendita dei beni medesimi. Ora, ovviamente sapete e conoscete la norma che prevede la possibilità della vendita dei beni, sia dei beni mobili che dei beni mobili, ovviamente anche dei beni aziendali, ma per fare questo noi stiamo cercando anche qua di seguire un sistema di maggiore trasparenza possibile, in modo che chi è interessato o all'acquisizione, laddove si tratti di enti pubblici, cioè degli enti a cui possono essere destinati, ovvero se si tratti di privati nella stessa maniera, insomma, ad avere un sistema di trasparenza sia nell'attività nella quale questi beni vengono esposti, sia nell'attività poi che è successiva. Nel nostro caso stiamo cercando di dotarci, anzi ci stiamo dotando di una piattaforma informatica in modo da procedere alla vendita all'asta utilizzando l'asta elettronica, quindi svolgendo un'attività, diciamo così, in house, promuovendolo noi direttamente. Per quanto attiene ai beni destinati, cioè quelli che sono già stati consegnati in particolare agli enti locali, ai soggetti del terzo settore per il loro tramite, ovvero naturalmente ai soggetti cosiddetti demaniali, ora anche qua noi abbiamo una necessità importantissima, che è quella della conoscenza esatta di quale sia lo stato di utilizzo del bene medesimo. Noi abbiamo all'interno della nostra piattaforma Open Regio, abbiamo una parte che viene dedicata proprio alla dichiarazione di come questo utilizzo sociale del bene stesso, che ricordiamo bene è il nostro vanto a livello internazionale. Siamo gli unici ad avere una normativa in questo senso. Adesso recentemente, il 1 aprile, è stata approvata dallo Stato francese una norma specifica, il primo che consente appunto l'utilizzo sociale dei beni confiscati, ma insomma noi manteniamo questa primazia del quale veramente ci dobbiamo fare vanto, e devo dire che appunto però l'elemento di fondo è avere una perfetta conoscenza dello stato del bene e del suo utilizzo. In questo, ancora una volta, l'utilizzo dei nuclei di supporto, che sono per legge destinatari di questo genere di incombenze, quindi un'interazione costante con i nuclei di supporto, con le regioni e con naturalmente gli enti locali che sono stati destinatari del bene, è un elemento che noi stiamo fortemente rendendo vivo. I controlli, come sappiamo, sono quelli che vengono previsti dall'articolo 112, quarto comma, che arriva sino al punto della revoca del bene laddove questo non trovi attuazione oppure utilizzo secondo quello che naturalmente veniva previsto nell'ambito del progetto che era stato posto alla base del tutto. Diamo luogo naturalmente con la stessa logica, e stiamo facendo una campagna di livello nazionale sotto questo profilo tra tutte le prefetture e nei confronti dei nuclei di supporto, per lo sgombero di quei beni che risultano ancora occupati da parte di soggetti che non devono stare nel bene medesimo. Per cui anche qua, naturalmente, con l'utilizzo dei nuclei di supporto e da parte dei prefetti con l'utilizzo dei comitati provinciali di ordine e sicurezza pubblica, laddove non ci sia il rilascio spontaneo del bene,
Allora, l'operazione sicuramente ha una caratteristica di grande importanza. Peraltro, già richiamata da tempo da parte del Ministro dell'Interno, il quale su questo tema è decisamente molto, 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 molto attento. Parliamo di aziende. Cerco di fare proprio un riassunto estremamente, estremamente rapido delle cose. Andando a vedere i dati che vengono riportati anche qua da Operreggio, noi abbiamo 2.900 aziende circa in gestione. E poi abbiamo 1.600 aziende destinate, di cui però 1.500 in liquidazione, le altre parzialmente in vendita, parzialmente in affitto. Ora, è evidente che questo dato è anche questo è un dato decisamente eclatante, ma va letto con un'attenzione ancora più particolare. Ora, naturalmente stiamo parlando di beni che da noi arrivano, che arrivano in agenzia, per quanto riguarda la gestione, subendo quello che viene definito lo shock di legalità. Cioè si tratta di beni aziendali che, come dire, basavano la propria vitalità sul fatto che molto spesso si faceva ricorso al lavoro nero, al fatto che le buste paga non fossero corrispondenti a quello che era la retribuzione del soggetto, che non ci fosse la necessità di ricorrere assolutamente al credito in ragione del fatto che normalmente riciclavano denari di illecita provenienza. Ora è chiaro che tutto quanto questo, una volta che come primo compito è quello di riportare in una condizione di legalità il bene medesimo, il bene aziendale medesimo, evidentemente crea questo gap decisamente molto molto importante. Per cui noi ci ritroviamo intanto poi con un altro dato decisamente significativo, e cioè che ben il 68% delle aziende da noi in gestione appartengono a quella categoria delle cosiddette scatole vuote. Cioè sono aziende che non sono mai esistite operativamente sul mercato, non hanno avuto, non hanno avuto del personale, non hanno mai prodotto alcunché, hanno svolto un'attività illecita evidentemente di altra natura. Le restanti, il 27%, ecco questo, su questo punto vorrei soffermarmi un secondo. Queste hanno la necessità di una liquidazione. Noi stiamo procedendo a una liquidazione massiva di queste aziende, di modo che si possa capire esattamente quelle sui quali dobbiamo assumere la nostra particolare attenzione. Liquidazione massiva che dovrebbe trovare appunto una esternazione ancora più semplice, laddove ci dovesse essere una modifica normativa che ci possa consentire più rapidamente questa attività. Il 27% delle aziende restanti versa in una condizione di liquidazione, cioè all'interno di sé del personale che però mantiene il servizio al minimo che possa consentire poi alla liquidazione, quindi il soddisfacimento dei creditori in buona fede. Soltanto il 5% delle aziende è attiva sul mercato, stiamo parlando di circa 150 aziende dal punto di vista numerico. Aziende che hanno una propria vitalità, hanno una propria ragione d'essere, che si gestiscono secondo delle modalità economicamente valide, per i quali ovviamente si è proceduto alla bonifica dei quadri di coloro i quali svolgevano un'attività di management, ovviamente, però ecco, in questa direzione. Io credo che dobbiamo noi fare particolare attenzione a questo 27% di cui io parlavo, perché all'interno di questo è vero che che a noi arrivano già in una condizione già di preliquidazione, quindi in una condizione già in qualche modo deteriorata, ma verosimilmente attraverso un'azione che intendo condurre nei confronti già da subito, nei confronti dell'attività giudiziaria, così come viene previsto peraltro dalla legge, sin dall'atto del sequestro, allora lì possiamo iniziare a capire che cosa si possa fare per poter restituire quella determinata azienda al mercato. È un qualche cosa sul quale dobbiamo fare una particolare attenzione. E in questo senso noi stiamo chiedendo il contributo operativo dal punto di vista proprio del concettuale, dell'analisi di questa situazione, non soltanto quindi ai nostri dipendenti, ma anche abbiamo un accordo con Asso Lombarda, Aldai e con fondi dirigenti, proprio perché si possa procedere ad un'analisi di questi beni, così come stiamo cercando un accordo con la Federmanager. Ne abbiamo ancora uno, protocollo d'intesa con CFI, che ci dà luogo proprio alla possibilità proprio di fare un'analisi di questi beni, anche nella prospettiva, in quest'ultimo caso, della consegna al mondo della cooperazione, quindi della creazione delle cooperative. Se ci pensiamo, l'unico utilizzo sociale delle aziende che viene prevista all'interno del codice antimafia, al contrario di quanto avviene per quanto riguarda i beni mobili, in cui l'utilizzo sociale evidentemente è il primo, nel caso delle aziende il principale utilizzo sociale è quello della creazione delle cooperative da parte dei lavoratori che stavano all'interno della cooperativa medesima. E tutto ciò proprio perché possa avvenire, così come viene previsto dall'articolo 48, comma 8, lettera A.
è già avvenuto recentemente in un caso specifico, quella della Geotrans, che è un'azienda di Catania, del territorio di Catania, nel quale dopo accertamenti molto approfonditi da parte delle forze di polizia e da parte della stessa DNA sul territorio, ecco, ha dato luogo a questa la possibilità di analizzare che effettivamente poteva essere ceduto in comodato gratuito, senza oneri per lo Stato, il patrimonio aziendale a questa, concesso per meglio dire, il patrimonio aziendale a questa cooperativa, e questa sta già operando o comunque opererà a partire da questi giorni, che mi pare già una notizia importante e soprattutto un'apertura grande, di grande rilievo. C'è sempre per il miglioramento però delle capacità dei nostri operatori, cioè dei nostri colleghi, di coloro i quali svolgono un'attività sul territorio. Noi abbiamo intessuto una serie di rapporti con le università del territorio medesimo, per esempio con la Federico II, con la LUIS qua a Roma, con l'Università La Sapienza, con la Cattolica di Milano, con l'Alma Mater di Bologna, insomma con tantissime appunto università che ci possono consentire un miglioramento qualitativo dei nostri operatori anche per quanto riguarda la funzione manageriale. Per quanto attiene poi gli aspetti delle vendite sotto il controllo antimafia, noi abbiamo già abbiamo stipulato un protocollo di intesa con la Direzione Nazionale Antimafia per quanto riguarda la vendita dei beni immobili, e altrettanto adesso stiamo facendo, sarà questione di questi giorni, stiamo facendo per quanto riguarda i beni aziendali, per i quali appunto c'è un monitoraggio costante che avrà una durata nel tempo da parte della Direzione Antimafia nei confronti del bene aziendale di cui parliamo. Sempre per quanto riguarda le aziende, altro elemento che stiamo cercando di vivificare naturalmente è il tavolo permanente, così i tavoli permanenti presso le prefetture. È importante questo perché è giusto che ci sia un monitoraggio, un'attenzione, che non è soltanto quella dell'analisi delle crisi aziendali. Come prefetti questo è un mestiere che noi abbiamo fatto da sempre e faremo da sempre, ma in realtà è proprio quello di quello che serve per queste aziende, che se si lasciano isolate sul territorio sono destinate al fallimento, ma se invece trovano una condivisione territoriale che le circonda, possono essere davvero dei punti di grande importanza per quanto riguarda i territori medesimi. Voglio concludere con un altro paio di cose. Ci stiamo dotando di una piattaforma digitale che ci consentirà ulteriormente di implementare i rapporti con le altre banche dati da parte degli altri soggetti, a partire dalla banca dati di giustizia, che riveste per noi una grande importanza per i dati che ci vengono dati e per quelli che noi siamo in grado di poter restituire. Ma non solo, riguarda questo anche l'Agenzia del Territorio, l'Agenzia delle Entrate, l'ACI, cioè tutti coloro i quali, la motorizzazione civile, tutti coloro i quali devono interagire, così peraltro come è previsto dal codice antimafia. Manteniamo rapporti costanti con gli enti locali, con l'ANCI, con le regioni, come dicevo prima, e con le regioni in modo particolare per quanto riguarda il cosiddetto tavolo della coesione, che io presiedo unitamente al direttore generale del Dipartimento della Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che in questo momento si sta dedicando come elemento di fondo ai cosiddetti beni esemplari, che sono quei beni che per la loro caratteristica particolare presentano, come dire, l'esemplarietà nella vittoria dello Stato nei confronti del malaffare. Abbiamo diversi esempi di questo momento, ci stiamo dedicando in questa fase al Palazzo Fienga, che si trova a Torre Annunziata, dal quale appunto da parte del clan Giunta partivano gli ordini per poter poi gestire il malaffare a tutti i livelli, compresi gli omicidi. Si parla anche del giornalista Siani, che è stato anch'esso appunto vittima della camorra in questo caso. Ecco, ci si sta dedicando, ma si stanno anche ricercando beni di questa natura su tutto il territorio nazionale. Ed è stato previsto in una delibera CIMPE del settembre di quest'anno, dell'anno passato, del 2020, è stato previsto uno stanziamento di 5 milioni per quest'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno prossimo, 2022, per l'attività di progettazione finalizzata appunto alla valorizzazione dei cosiddetti beni esemplari, che è già un segnale decisamente molto molto importante. Concludo con l'attività di ripopolamento dei nostri ruoli. Sino a molti anni fa, voi sapete che l'agenzia era davvero poca cosa dal punto di vista quantitativo. Tanta buona volontà, ma numeri assolutamente insufficienti per la gestione di una quantità così importante di beni. Si parlava di una trentina di persone, quindi decisamente con grandi difficoltà sotto ogni aspetto.
Attualmente i nostri ruoli tra il personale di ruolo e il personale che è in posizione di comando vantano 148 dipendenti sui 200 che vengono previsti, con una prospettiva di 70 nuovi ingressi provenienti dal cosiddetto concorsone, quello che si definisce il concorsone della funzione pubblica, che adesso sembrerebbe indirizzato verso una positiva conclusione. Ma a questi noi abbiamo voluto aggiungere in questo momento degli ulteriori elementi, e sono ulteriori 40 persone, 40 dipendenti sempre in posizione di mobilità, non di personale, non dirigenziale, per i quali noi vogliamo andare a riempire tutti i vuoti attualmente presenti, soprattutto nell'ambito delle sedi periferiche. Cioè noi stiamo cercando di valorizzare la presenza delle sedi, che sono quattro, come voi ben sapete, di modo che ci sia la possibilità di seguire in modo partito e preciso le procedure dei beni che sono presenti sul territorio già consegnati, ma ancora dei beni che sono ancora in gestione della nostra attività. Quindi abbiamo bisogno di personale, ma abbiamo anche un'ulteriore risorsa che è stata data dal PON Governance, di ulteriori professionalità che provengono da Studiare Sviluppo, che è una società in house con il MISE, che dà luogo a delle professionalità, come dire, particolarmente importanti, e questo ci servirà moltissimo, soprattutto per quanto riguarda i cosiddetti beni aziendali. Quindi, in qualche maniera, noi ci stiamo muovendo cercando di coprire quei vuoti, quelle difficoltà, quelle problematiche che ci sono certamente nella gestione di una quantità di beni così rilevante. Stiamo cercando di farlo proprio dando luogo e utilizzando quella autonomia organizzativa, certo, sempre con il controllo da parte del Ministro dell'Interno, che è organo vigilante evidentemente per quello che ci riguarda, ma cercando di dare quella, come dire, quella dinamicità che è necessaria per poter gestire dei beni di questa tipologia, di questa complessità. Mi scuso se sono stato un po' lungo, ma ho voluto cercare di toccare un po' tutti i temi che sono stati anche proposti dal Presidente nel momento in cui mi è stata fatta la richiesta di una relazione. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Prefetto Corda, intanto la saluto, sono riuscito ad arrivare seppur con discreto ritardo. Do subito la parola al Senatore Mirabelli, che ha avanzato appunto prenotazione per poter rivolgere il quesito al Prefetto Corda. Dopodiché interverrà il Deputato Paolini. Prego. Grazie Presidente, grazie Signor Prefetto. Io non ho avuto modo di leggere la relazione che ci ha consegnato, lo farò, quindi intervengo rispetto alle cose che ho sentito. La prima questione riguarda lo scenario dei beni immobili confiscati. Lei, signor Prefetto, ci ha spiegato che ci vogliono anni per utilizzarli a causa della necessità di completare le vicende giudiziarie legate alla confisca, ma in realtà, e su questo volevo confrontarmi, la legge che abbiamo fatto nella scorsa legislatura prevede che sia possibile l'utilizzo immediato dei beni immobili senza che sia completato il percorso di confisca, prevedendo poi eventualmente, nel caso la confisca non venga confermata, una serie di interventi riparativi rispetto a chi è danneggiato. Quindi questa è la prima questione, non so se ho capito male o se su questo io penso che ci sia un problema di informazione compiuta anche per i comuni rispetto a una serie di norme che sono state approvate anche recentemente. Oltre alla cosa che le ho detto, faccio un altro esempio. Mi risulta che siano pochissimi i comuni che lei giustamente ci ha detto che si sta attivando per cercare di avere risorse che consentano ai comuni di sistemare gli immobili danneggiati per essere utilizzati. Benissimo, c'è un fondo
di rotazione che noi proponiamo venga anche implementato utilizzando il Recovery Fund, che però viene utilizzato pochissimo proprio perché i comuni non ne sanno, non ne conoscono l'esistenza, e credo che, volevo chiederle se non pensa che una funzione dell'agenzia sia anche quella di comunicare, propagandare ai comuni l'esistenza di questo fondo e le modalità per accedervi. Velocemente altre due domande. La prima è questa. Abbiamo sentito di bandi per il terzo settore in cui si mettono i beni immobili confiscati direttamente nella disponibilità del terzo settore, saltando gli enti locali e i comuni. Mentre avevamo chiaro che nel momento in cui sono i comuni ad assegnare i beni confiscati, quei beni restano di proprietà dei comuni, volevo capire, saltando questo passaggio, se si è risolto il problema della proprietà di quei beni che vengono per bando attribuiti al terzo settore. L'ultima cosa, volevo capire, signor Prefetto, la situazione rispetto alle assunzioni. Abbiamo sentito spesso parlare di assunzioni nell'agenzia. Volevo capire se ci sono state, se sono servite a potenziare gli uffici decentrati, ma soprattutto se si è aperta quella fase di assunzione di personale qualificato che possa dare una mano ai magistrati per le misure di prevenzione nel momento in cui c'è la confisca preventiva di aziende e quindi la necessità di avviare un percorso su cui uno dei compiti dell'agenzia è quello di coadiuvare in questo modo i magistrati per le misure di prevenzione. Grazie. Chiedo scusa Presidente, rispondo volta per volta come preferite. Prefetto, è meglio che vi sia una successione di quesiti, per cui do la parola al deputato Paolini. Grazie Presidente. Signor Prefetto, premetto che quello che dirò non riguarda né la sua persona né l'agenzia in generale, perché le cose critiche su cui chiederò chiarimenti non dipendono certo da lei, da voi, né dalle gestioni, ma un problema forse di necessità di un intervento radicale di revisione appunto delle procedure di cui stiamo parlando. Allora, la prima questione è sapere, noi leggendo il passato, ho preso le relazioni di 10 anni fa, del 2011, e più o meno le tematiche erano sempre quelle. Faccio un esempio, la informatizzazione, che tuttora è un problema, la non comunicazione tra le varie banche dati era un problema 10 anni fa ed è un problema oggi. E dici, non ci sono stati fondi. Leggo, sempre per come promemoria, perché penso non può ricordarlo, ma che già nel 2016 la Corte dei Conti definiva inspiegabile la permanenza di difetti esogeni e endogeni, nonostante inspiegabile, scrive la Corte, che nonostante i notevoli finanziamenti erogati per il sistema informativo SIPI, SIT, MG e Regio, siano ancora limitate a meno del 10% le comunicazioni. Quindi, il problema è questo. La prima domanda che le faccio è: l'agenzia ha atti interni, report, studi che ha già fatto e che può comunicare al legislatore per favorire una modifica normativa significativa che elimini le problematiche purtroppo ricorrenti, anche afferenti il perché? Un'azienda si chiede, ma perché il mio sistema non riesce a farsi aggiornare direttamente da quello del Ministero della Giustizia, ad esempio? Ma devo fare un passaggio di carte, almeno fino a poco tempo fa era così, non so se è cambiato ultimamente, ma non credo, per cui lo stesso lavoro viene fatto una volta al Tribunale Penale, un'altra volta al Ministero, un'altra volta all'Agenzia. Perché? Perché non si può arrivare
ad un aggiornamento diretto e automatico e a un discarico, perché è chiaro che se il sequestro viene annullato in sede penale, poi giustamente dovrebbe essere automatico che viene scaricato anche dalla banca dati dell'agenzia. Quindi perché continua a non funzionare il sistema informatico se l'agenzia ha fatto degli studi? Seconda domanda di carattere generale, ne avrei 100, ma mi limito a quelle più, secondo me, significative. L'agenzia, quando sequestra un bene, fa una, so che la fa, ma voglio sapere l'esito, fa una valutazione di convenienza, perché se sequestri il palazzo Fienga, come mi ha ricordato, è evidente che lì c'è un interesse simbolico, ma anche economico, a fare tutto il possibile per averlo e utilizzarlo. Ma se sequestri la casupola diroccata in campagna, che senso ha tenerla? Non avrebbe senso addirittura procedere a demolizione e venderla a cubatura o cose di questo genere, o comunque metterla in liquidazione, in qualche modo non utilizzarla? Esiste quindi una valutazione di convenienza e di gestibilità. Abbiamo un caso, ad esempio, di un signore che obbligava i commercianti a comprare le sue mozzarelle perché finché quella ditta faceva mozzarelle molto cattive, ma queste mozzarelle venivano vendute perché c'era dietro la minaccia della pistola. Un'azienda così evidente che non può stare in piedi senza la pistola a supporto. Quindi questa valutazione sarebbe opportuna, a suo avviso, prevedere uno spazio, un deliberante, non so, di un anno entro il quale l'agenzia o chi la gestisce deve dire sì o no alla convenienza economica a continuare certe gestioni o restaurare certi beni, e oppure abbandonarli e liquidarli in altro modo. Terza domanda, avrebbe senso se uno dei problemi deriva dal fatto che noi dobbiamo interpellare i vari, prima lo Stato, poi prima i comuni, poi le province, poi le associazioni, cioè un meccanismo piuttosto lungo e faticoso che spesso non porta ad esiti perché poi il bene non viene adeguatamente finanziato all'eventuale utilizzo. Avrebbe un senso, a suo avviso, che si procedesse all'acquisizione diretta del patrimonio dello Stato e una volta che patrimonio disponibile a questo punto dello Stato e una volta che fosse definitivamente messo in mano a un soggetto, poi questo soggetto senza ulteriori perdite di tempo può decidere cosa fare del bene stesso. Infine, l'ultima domanda riguarda i nuclei di supporto, che sono molto citati ma sui quali poco si sa. Questi nuclei di supporto funzionano, possono essere potenziati, sono effettivamente operativi? Quale collegamento c'è tra i nuclei di supporto e l'agenzia? Perché a mio avviso sarebbe indispensabile certamente potenziare di almeno 200-300 unità vere l'agenzia, perché una massa di beni così evidenti non può essere gestita dai 148 attuali operatori, di cui mi pare una ventina dirigenti, mentre invece richiedono certamente risorse che andrebbero senz'altro anche impiegate presso le prefetture. La domanda alla fine è, i nuclei di supporto funzionano e chi li controlla? Quale collegamento c'è tra i nuclei di supporto delle singole prefetture e l'agenzia? Avrebbe un senso, a suo avviso, prevedere di, diciamo, avere del personale, degli ispettori, chiamiamoli così, che periodicamente, prefettura per prefettura, coordino, agiscano, sorvegliano e reportino quello che fanno le agenzie, i nuclei di supporto, anche a stimolo, perché poi vediamo che di fatto le cose vanno in alcuni casi benissimo, in altri no. Mi fermo qui, avrei molte altre cose da dire, ma eventualmente un'altra occasione. Grazie, perfetto. Grazie. Allora, do la parola al deputato Pretto. Allora, scusate, mi correggono, canta la messa. Grazie Presidente, grazie signor Prefetto per la relazione. Volevo fare una domanda, qual è il potere che ha l'agenzia per attivare, innanzitutto se ha un potere, nel caso quale, di controllo sul mancato utilizzo una volta che i beni vengono trasferiti agli enti, e se non esercita questo potere per quale motivo? Grazie. Grazie deputato Cantalamessa. Infine deputato Pretto.
Sì, grazie Presidente, grazie Prefetto per questa audizione che ci ha concesso, che ci consente anche di proseguire con quell'attività importante che stiamo facendo all'interno del nono comitato sulla gestione dei beni confiscati e sequestrati, appunto, che è il nostro argomento cuore sul quale stiamo lavorando da molti mesi, con una serie importante di audizioni che abbiamo appunto voluto organizzare per capire come possiamo contribuire in quanto appunto Parlamento alla stesura di normative piuttosto che all'individuazione di buone pratiche o buoni consigli che ci consentano di agire in maniera più efficace per consentire ai cittadini poi di avere l'utilizzo diretto e quanto più possibile veloce dei beni confiscati e sequestrati, che devono giustamente ritornare ad essere utilizzati pubblicamente o a livello sociale. Io le preannuncio che dopo questa importante audizione che stiamo facendo mi permetterò di inviarle alcune domande scritte perché credo che sia importante avere delle risposte puntuali e oggi non sarebbe possibile visto anche il vincolo di tempo che certamente abbiamo. Le anticipo però un paio di questioni che dal mio punto di vista sono rilevanti e che abbiamo individuato anche durante il corso delle audizioni e che in parte sono state già prese in considerazione dai colleghi che hanno parlato prima di me. Certamente noi siamo preoccupati per quello che è il livello di organico dell'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati, perché evidentemente nonostante le azioni che sono state fatte nel recente passato che hanno consentito di avere un aumento di organico, questo non è ancora sufficiente per gestire una mole di lavoro importante e questo sta ovviamente determinando un rallentamento delle funzioni soprattutto delle agenzie territoriali. Io ho avuto modo di vedere e di sentire direttamente alcuni sindaci, alcuni amministratori locali che si sono interessati all'acquisizione dei beni sequestrati e confiscati e oggettivamente un feedback che ho molto spesso è che l'agenzia nelle sue sedi territoriali ha dei tempi abbastanza lunghi nelle risposte e io credo che appunto dovremmo studiare insieme, ovviamente siamo a disposizione anche per capire come dovremmo trovare il modo per integrare questa necessità che l'agenzia ha evidentemente anche di personale per poter dare delle risposte veloci agli enti locali in merito appunto all'acquisizione dei beni confiscati e sequestrati. E la situazione che ci preoccupa di più in questo momento, dopo un'analisi che abbiamo fatto, è quella di Milano, perché è un'agenzia territoriale che ha un'area geografica molto vasta da gestire e appunto ci risulta sia in fase di depotenziamento, per cui vorremmo capire quelle che sono le previsioni in merito anche agli organici che saranno dati a questa realtà territoriale, come poi anche ovviamente a tutte le altre. Il tema però che è emerso in maniera specifica e molto chiara è che è necessario rivedere il sistema di comunicazione fra l'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati e gli enti locali. Entro nello specifico. Durante le audizioni, ma anche con le relazioni che abbiamo avuto singolarmente e come comitato con tanti amministratori locali, abbiamo notato due cose essenzialmente. Che da parte dell'amministratore locale comune spesso e volentieri non c'è sufficiente conoscenza della normativa, come giustamente lei stesso citava prima, e soprattutto delle procedure di individuazione e valorizzazione dei beni che eventualmente possano essere ubicati sul territorio di competenza. E c'è poi una difficoltà nel venire a conoscenza anche della presenza sul territorio del singolo comune dei beni confiscati e sequestrati. Abbiamo avuto diversi sindaci, ad esempio, che ci hanno comunicato di aver saputo l'esistenza di beni confiscati sul loro territorio dalla stampa, attraverso notizie che erano state pubblicate a livello giornalistico e riteniamo che questo sia ovviamente fonte di imbarazzo e incertezza e che sia un vulnus da superare. Crediamo che molto efficacemente potrebbe essere velocizzata la comunicazione semplice
al comune o piuttosto che alla provincia o alla regione di competenza nel momento in cui un bene immobile, soprattutto questi sono quelli interessanti per gli enti locali, entrasse a far parte del patrimonio dell'agenzia, ecco, crediamo che sia fondamentale che ci sia una comunicazione veloce e pronta affinché il comune possa decidere se questo bene possa essere interessante oppure no per le sue attività con finalità pubblica piuttosto che sociale. E un'altra questione che abbiamo avuto appunto modo di approfondire è quella relativa al bando che è stato creato per la destinazione diretta dei beni confiscati e sequestrati agli enti del terzo settore. Molti enti locali ci fanno capire che loro vorrebbero sostanzialmente avere una sorta di priorità nella possibilità di avere la destinazione di questi beni. Per cui credo che nel momento in cui si ipotizzasse di fare altri bandi per l'assegnazione diretta agli enti del terzo settore di beni immobili, sarà fondamentale assicurarsi che ciascun bene, prima di rientrare all'interno di questo bando, sia stata verificata la volontà o meno dell'ente locale di acquisirlo direttamente, perché crediamo che l'ente locale, in qualche modo rappresentando poi lo Stato sul territorio, debba in qualche modo avere in primis una priorità. Ecco, la domanda pertanto fatta queste considerazioni è la seguente: come si ritiene che possa essere velocizzato, che possa essere migliorato e reso più efficiente il rapporto di comunicazione fra l'Agenzia Nazionale e gli enti locali, con particolare riferimento ai comuni? Questo lo chiediamo perché molti sindaci e molti amministratori appunto ci fanno intendere che non hanno la conoscenza sufficiente e quindi sarebbe fondamentale che da parte dell'agenzia o attraverso eventualmente l'ausilio delle prefetture ci fosse una comunicazione di tutte quelle che sono le potenzialità che la legge consente e che possano quindi poi essere concretamente portate avanti. Grazie. Grazie. Grazie deputato Pretto, do la parola al prefetto Corda per le risposte. Ora dunque partirei con il senatore, ovviamente secondo l'ordine, il senatore Mirabelli. Dunque, consegna provvisoria, sì, è senz'altro un'opportunità questa presente sulla consegna provvisoria, ma dobbiamo dire che per quanto riguarda i beni immobili troviamo una notevole resistenza da parte dei soggetti che potrebbero essere segnatari della consegna provvisoria medesima. Perché molto spesso, essendo questi beni oggetto di, dicevo prima, vandalismo, quindi necessità di ristrutturazione, ben difficilmente qualcuno ritiene di dover procedere, questo vale anche per quanto riguarda gli enti demaniali, di poter procedere a un bene che poi ci sta che poi successivamente trovi un'altra collocazione. Quindi è vero che ci sono le possibilità di rifusione, ma per colui quale ha proceduto alla ristrutturazione del bene, questa è qualcosa che non trova una grande corrispondenza. Noi ovviamente cerchiamo di incentivare questa operazione e spesso siamo nella condizione c'è un riverbero, e spesso siamo nella condizione di procedere anticipatamente alla consegna del bene o anche al suo affitto, di modo che questo bene possa essere in qualche maniera conservato prima che venga consegnato in modo definitivo al momento della consegna del tutto. Però c'è anche un'altra considerazione da fare, che molti di questi beni, come dicevo, sono gravati dalla necessità della rifusione dei cosiddetti creditori in buona fede, vale a dire coloro i quali appunto dovranno trovare nel bene medesimo il soddisfacimento dei propri crediti. Ora, è evidente che questo porta a delle forbici, passatemi questo brutto termine, delle forbici dal punto di vista economico molto rilevanti, perché andare poi ad accertare questo, che tra l'altro è un'operazione che richiede un lungo periodo, è davvero faccenda molto complicata e tra l'altro appunto avendo una possibilità che poi il bene stesso non abbia ad avere esso stesso il soddisfacimento del tutto. Queste sono le ragioni per le quali i beni non vengono ricevuti, ma noi certamente puntiamo a che questo possa avvenire, perché ovviamente la consegna anticipata del bene dà luogo a quantomeno quella possibilità di conservazione del bene medesimo, in modo che questo arrivi al momento dell'eventuale consegna definitiva in condizioni di utilizzo. Fondo di rotazione. Allora sì, è vero, sono d'accordo con il senatore,
è quel gap che io dicevo prima, vale a dire un gap conoscitivo che molto spesso gli enti locali in particolare rivelano, soprattutto gli enti locali più piccoli come è normale che sia, sul fatto che ci siano delle opportunità che la legge consente per poter dar luogo a questo. Ma questo vale anche per gli stessi bandi che le regioni emanano periodicamente, o almeno alcune di queste emanano periodicamente. Mi viene da pensare al bando della regione Lombardia, per dirne una, recente, che ha previsto 4 milioni di euro per la valorizzazione appunto dei beni confiscati. Certo, c'è da fare uno sforzo, ed è uno sforzo che noi vogliamo fare noi, ma chiederemo di farlo anche alle regioni, di modo che siano le stesse regioni a aiutare in questa operazione particolarmente importante e particolarmente rilevante. E proprio perché manca quella conoscenza, quella di cui dicevo prima, e cioè il fatto che gli enti locali, soltanto alcuni di questi, per esempio, si sono affiancati sulla piattaforma Open Regio, abilitati sulla piattaforma Open Regio. Per quanto riguarda i beni del terzo settore, i beni vengono dati in concessione gratuita per un periodo, per un massimo di 30 anni, laddove il soggetto che li riceve abbia la capacità della gestione e della manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. Quindi, per un lasso di tempo decisamente importante, nel quale anche l'investimento da parte del soggetto del terzo settore abbia un senso. Dopodiché, ovviamente, il bene rientra nella disponibilità ovviamente dell'agenzia stessa, per essere poi riproposto a chi ne avrà poi il diritto. Assunzioni. Allora, la legge prevede che l'organico dell'agenzia sia composto di 200 unità. Noi stiamo su questo. Le 200 unità in questo momento hanno portato, in ragione naturalmente del finanziamento e dell'autonomia finanziaria che ci è stata data, 5 milioni e 200 mila euro relativamente a questo. Allora, in ragione di questo si è arrivati in questa fase alla stabilizzazione del personale che era presente in agenzia sino al 31 dicembre 2019. Si procederà a delle ulteriori stabilizzazioni, ma abbiamo il concorso di cui parlavo prima, cioè il concorso per 70 assunzioni, anche qua di organico, della nostra struttura. Ma oltre a questi 200 è prevista la posizione di comando di ulteriori 100 unità, che affiancheranno quelli che invece saranno la parte, diciamo così, del personale di servizio definitivo, diciamo, assunto definitivamente all'interno della nostra agenzia. Io non so se questi numeri siano sufficienti, noi avremo certo bisogno di tante risorse, e di tante risorse in più e anche di tanta professionalità in più, però pensiamo anche soltanto che, per merito naturalmente dei loro signori legislatori, noi nell'ambito solo della legge finanziaria 2020, cioè quella licenziata il 31 dicembre 2019, abbiamo avuto la possibilità del superamento del cosiddetto sistema dello zainetto, secondo il quale il personale che veniva da noi in posizione di comando poteva essere stabilizzato a condizione che noi assumessimo il pagamento dello stipendio e che venisse cancellata la posizione di questa professionalità da parte della amministrazione di appartenenza. Ora, davanti a quella situazione precedente, quindi alla fine dell'anno 2019, era assolutamente praticamente impossibile che avessimo delle stabilizzazioni. Ne abbiamo avuto soltanto per 7 unità in tutto. Quindi l'operazione che noi stiamo svolgendo in questa fase è un'operazione veramente nuova sulla base di quello che è possibile. E naturalmente ci aspettiamo poi il futuro nell'ambito di questo concorso dei 70 di cui dicevamo prima. Onorevole Paolini, per quanto riguarda possibili modifiche normative sulla piattaforma informatica. Allora, noi abbiamo accordi che è vero che sono di lunga data e che vanno migliorati ulteriormente, in particolare con giustizia. È vero che il sistema abbia ancora delle potenzialità di miglioramento, ma noi stiamo dando luogo ad un nuovo sistema che si chiama Copernico, che va a sostituire il sistema Open Regio, che avrà le caratteristiche di migliorare la conoscenza dei beni che sono presenti all'interno del sistema medesimo, ma soprattutto la possibilità dell'implementazione delle banche dati sopra il sistema stesso. Per cui quello che lei diceva molto correttamente del rapporto di interazione tra l'agenzia e il Ministero della Giustizia, certamente è un fattore che verrà ad essere migliorato in questo. È vero che continuano ad arrivare in forma di PEC gli atti amministrativi, o meglio la sentenza vera e propria, ma noi abbiamo fatto già in modo, ed in modo sperimentale si sta già praticando questo, in questa fase,
Abbiamo già creato l'interazione tra le nostre banche dati per quanto riguarda l'intero processo, utilizzando il sistema del cosiddetto processo informatico per quanto riguarda il Ministero della Giustizia. E su questo però certamente abbiamo tanto da aggiungere e stiamo andando proprio su questa strada, perché è assolutamente indispensabile. Altro elemento che veniva richiesto è quello che della verifica di una valutazione sulla appetibilità del bene. Passatemi questo termine: se quel bene abbia un senso che possa essere destinato ad uso sociale oppure no. Perfettamente d'accordo. L'operazione che noi stiamo facendo in questa fase è proprio questa: andare a verificare quei beni che già noi abbiamo ovviamente in gestione, per capire se questi siano sensatamente destinabili per uso sociale oppure non lo siano. La legge, come ben sapete, prevede la possibilità della vendita del bene medesimo, con tutte le garanzie che l'antimafia naturalmente ci richiede, oppure, nella peggiore delle ipotesi, in caso di non vendita di questo, il passaggio all'Agenzia del Demanio. Intendiamo perseguire questa strada, ma la strada maestra principale certamente è quella dell'assegnazione dei beni che abbiano un senso, naturalmente, dal punto di vista sociale, ai soggetti che ne hanno diritto. Il terzo quesito riguardava il fatto che sia possibile dare ad un soggetto privato i beni di modo che questi li possa valorizzare direttamente. Beh, io credo che la procedura, così come la stiamo prefigurando adesso, cercando di essere più schematici, se vogliamo, per quanto riguarda l'identificazione di quella che ho definito, forse impropriamente, l'appetibilità del bene, già ci risolve questo problema, perché già ci pone una quantità di beni che possono essere destinabili per quanto riguarda un uso di vendita. E non sono soltanto dei beni deteriorabili, ma anche quelli che non hanno senso possano essere utilizzati appunto dal punto di vista sociale. Onorevole Cantalamessa, chiedeva quale potere ha l'agenzia di controllo sull'utilizzo dei beni confiscati. Noi abbiamo un potere di controllo, e come? Noi abbiamo la necessità di avere da parte dei sindaci una relazione con una periodicità annuale. Abbiamo la necessità di andare a verificare se questo bene, lo prevede l'articolo 112, se non vado errato, del codice antimafia, che prevede proprio la destinazione del bene e quindi l'utilizzo sociale, o meglio quello per il quale il bene era stato richiesto. Tutto vero. È un'operazione che noi intendiamo fare, lo intendiamo fare proprio con l'utilizzo dei nuclei di supporto che sono proprio deputati a questo scopo. Noi non potremmo mai avere un'organizzazione territoriale che possa fare a meno dell'utilizzo del nucleo di supporto e quindi delle prefetture che a livello provinciale sono presenti sul territorio. In fondo sono le gambe sulle quali noi ci possiamo muovere, senza le quali non abbiamo nessuna possibilità di avere neanche un'interazione né con i sindaci, ma neanche un'interazione con il bene medesimo. Non potremo mai sapere quale sia la natura e lo stato del bene stesso. Per questo che noi stiamo procedendo in modo molto deciso e molto convinto nei confronti dei nuclei di supporto. L'onorevole Pretto, organiche dell'agenzia per quanto riguarda le sedi territoriali. Beh, noi stiamo proprio facendo quell'operazione che dicevo prima, attraverso queste assunzioni ulteriori di persone che vengono in mobilità, proprio quello vogliamo fare. Non certamente noi vogliamo debilitare la sede di Milano, che è un territorio molto importante e verrà anch'esso verrà incrementato. Ma l'operazione che noi facciamo in questa fase è proprio in ragione del numero delle procedure e della qualità delle medesime che sono presenti all'interno delle diverse sedi periferiche. Per cui, anziché avere una logica di ripartizione, diciamo così, equa, numericamente uguale, tra le diverse sedi, noi andiamo a verificare quante sono le procedure che vengono seguite nelle sedi, naturalmente anche sotto l'aspetto qualitativo, perché alcune procedure in sé racchiudono una complessità certamente molto importante. Per questo che l'idea è proprio quella dell'ulteriore implementazione del personale. Poi certo che davanti ad una modifica normativa che ci possa portare a delle maggiori opportunità di presenza di personale, e soprattutto di personale qualificato, soprattutto all'interno delle sedi periferiche, ma come vedete è la mia finalità alla quale io sto cercando di far fronte attraverso un bando straordinario. E anche qua attenzione, perché il bando che io sto facendo, che ho fatto, è un bando di assoluta trasparenza, nel senso che abbiamo ricevuto le domande da parte dei soggetti, curricula da parte dei soggetti che verranno a loro volta sentiti nell'ambito del colloquio. Considerate che su un numero di
40 opportunità che io penso di ampliare sino a 65, che noi abbiamo di sistemazione, appunto di accettazione di queste persone, sono arrivate 440 domande di mobilità da parte dei soggetti, diciamo così, provenienti tutti dalle pubbliche amministrazioni, con qualifiche sino naturalmente alla qualifica appunto della laurea, ma certamente con una valorizzazione di tutte quante quelle lauree che siano confacenti al tipo di esigenza che noi abbiamo per la gestione, proprio come dicevo, dei beni. Il bando del terzo settore. Allora, per decisione del Consiglio Direttivo, che voi sapete essere l'organo dell'agenzia che destina materialmente i beni di cui sopra, sia i beni mobili, sia gli immobili, sia i beni aziendali, i beni stessi che sono stati posti in ambito del bando erano beni non optati. Vuol dire che non tutti i beni che erano già stati sottoposti all'attenzione degli enti locali o dei soggetti demaniali che potessero quindi optare, decidere di riceverli. Soltanto per quei beni che non sono stati optati, per i quali non c'è stata una decisione favorevole, diciamo così, da parte dei soggetti interessati, allora quelli sono stati inseriti all'interno del bando. Quindi garantisco che altrettanta situazione potrà avvenire per quanto riguarda il futuro. Come rendere più efficace il rapporto con gli enti locali? Certo, questa è la scommessa che noi stiamo assumendo. Quando io parlavo di quella vetrina, proprio a testimoniare il fatto che ci sia la necessità di ancora una maggiore chiarezza dei beni che sono presenti nell'ambito del proprio territorio, beh, certo che questo è un fattore di grande importanza. Però non è vero, dobbiamo dire che i comuni hanno tutti la possibilità di accedere in modo privilegiato alla piattaforma Open Regio. E chi non l'ha fatto, evidentemente, e assume la notizia dal giornale, e ha certamente una carenza di notizie, ma forse da questo punto di vista uno sforzo maggiore deve essere compiuto da tutti, anche da parte nostra, evidentemente, lo sto dicendo. Ma un altro sforzo lo devono compiere, io credo, le stesse regioni. E noi abbiamo avuto un esempio in questo molto importante, nella regione Lombardia, con la quale abbiamo stabilito un protocollo di intesa proprio su questo, per l'utilizzo di una piattaforma specifica che è già in uso alla regione Lombardia, nella quale vengono inseriti proprio a beneficio degli enti locali e anche dei soggetti del terzo settore tutti quanti i beni che sono presenti nell'ambito dei diversi territori comunali di cui noi stiamo parlando, con un'ancora maggiore, come dire, esternazione della attività e della presenza di questi, con una loro geolocalizzazione, con la presenza delle planimetrie se si tratta di immobili del bene medesimo, quindi cercando di superare quell'aspetto meramente burocratico dell'indicazione della particella, che tante volte rende davvero difficile il compito degli operatori. Certo, non dovrebbe renderlo difficile al comune, che quella particella evidentemente la conosce, avendo i registri catastali a disposizione. Per cui questo per dire che però non, il mio ragionamento non è quello del dire peggio per chi non l'ha cercato, no, assolutamente, dobbiamo tutti fare uno sforzo importante di pubblicizzazione, è il nostro interesse è quello del perseguimento di quello che è la nostra attività principale, che è evidentemente quella dell'utilizzo sociale del bene, quindi della consegna del bene. Più riusciamo a raggiungere questo scopo, più il nostro obiettivo evidentemente è stato raggiunto, per cui tutto quello che noi riusciamo a fare perché questa operazione possa avere queste caratteristiche è molto importante. Dicevamo prima dei nuclei di supporto. I nuclei di supporto esistono, noi li stiamo vivificando costantemente. Come dicevo, abbiamo dedicato una professionalità che passa la giornata a interloquire con i nuclei di supporto medesimi. E poi ancora, la presenza di personale delle nostre sedi periferiche all'interno dei nuclei di supporto, in questo momento in modalità di videoconferenza, così come stiamo facendo quest'oggi evidentemente, è assolutamente indispensabile. Per dirvene una, recentemente noi abbiamo avuto un'iniziativa di questo genere per quanto riguarda il nostro direttore, giusto appunto, della sede di Milano, che ha riunito in tutti i nuclei di supporto del Piemonte, perché questi a loro volta potessero rivolgere le informazioni, le criticità, le problematiche, ma anche le informazioni relative ai singoli beni di cui sta parlando, a loro volta ai comuni che a cascata vengono in rapporto con il nucleo di supporto. Ancor più questo sarà importante nel momento in cui ci sarà la necessità e l'opportunità, per meglio dire, di spesa dei beni, dei danari,
del Recovery Fund, per il quale dovranno essere effettivamente nel modo più assoluto implicate le, come dire, le volontà e la consapevolezza, diciamola così, da parte degli enti locali. Quello finirà per essere un momento assolutamente decisivo, direi pure indispensabile. Per cui la forza del nucleo sta proprio in questo, nell'avere una presenza di carattere territoriale, provinciale, quindi connessa con le prefetture, avere il supporto dell'agenzia a livello nazionale, ma avere anche il supporto delle agenzie di livello locale e avere la possibilità quindi di interagire costantemente con i comuni per sapere quali altri beni possono essere proposti, per verificare le problematiche dell'utilizzo di quel bene e anche cercare di aiutare i comuni che non sono riusciti ad utilizzarlo per capire quali siano le modalità con le quali quel bene possa essere valorizzato. Prefetto Corda, c'è un'ultima questione che le vuol porre il senatore Pellegrini. Prego. Grazie Presidente, molto velocemente, anche perché in parte hanno svolto le domande che volevo fare io ai colleghi, e quindi le pongo questa domanda: in base alle notizie che ha e quindi al complesso di informazioni di cui ha a disposizione, lei ritiene che l'attuale dotazione di risorse umane, finanziarie e anche diciamo tecnologiche dell'agenzia vi consente di esplicare appieno la vostra funzione, quindi di gestire, destinare e quant'altro i beni confiscati e sequestrati? Questa è la mia domanda e la ringrazio. Io credo che l'organizzazione ancora debba stabilizzarsi per poter dare dei giudizi sulla possibilità che ci sia la necessità di ulteriori incrementi di personale. Debba stabilizzarsi per le ragioni che io dicevo prima. Le sedi periferiche, voi pensate, sono nate soltanto durante il periodo della pandemia, che certo non ha aiutato nel nostro sistema organizzativo. Le dotazioni organiche delle singole sedi le stiamo implementando, così come dicevo, ma dovremo anche capire se queste poi saranno effettivamente sufficienti. Noi stiamo cercando di implementarle, ma quale possa essere il limite ulteriore da proporsi per quanto riguarda la gestione del tutto, evidentemente è faccenda complicata. Dal punto di vista finanziario, no, non credo che ci siano necessità di ulteriori incrementi. Io credo che ci sia la necessità invece di un miglioramento delle qualità professionali dei nostri collaboratori. Voi pensate che i nostri collaboratori provengono da diverse collocazioni del settore pubblico, quindi appartengono alcuni a dei settori che sono simili a quelli che trattano materie analoghe a quelle che trattiamo noi come agenzia, altri no. Per cui è chiaro che dobbiamo fare uno sforzo, e lo stiamo facendo appunto con le università, ma non solo, lo stiamo facendo anche con l'Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti, per cercare proprio di creare un livello di istruzione, di conoscenza, che sia il maggiore possibile. E anche quello che io dicevo prima per quanto riguarda gli aspetti aziendali, con le associazioni di cui dicevo prima, simbolicamente la Solombarda, Feder Manager, era proprio quella, proprio perché i nostri stessi operatori, il nostro stesso personale, possa fare quel salto di qualità proprio per la gestione di tipologie complesse come sono i beni. Certo, i beni immobili che presentano caratteristiche di complessità, ma soprattutto i beni aziendali che hanno delle caratteristiche peculiari decisamente molto 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 importanti. Per cui certamente avremo la necessità un po' di stabilizzare la macchina organizzativa di cui noi stiamo parlando, e in quella fase potremo dire effettivamente se il personale sarà sufficiente o se avremo la necessità, e chiederemo naturalmente l'aiuto tanto al nostro organo controllante, che è il Ministro dell'Interno, e poi certamente al legislatore per quello che ci sarà dato, per capire che cosa si possa fare per migliorare ulteriormente la nostra condizione. Certo, è una condizione complicata, difficile, non ve lo nascondo, ed è molto complicata anche perché, anche soltanto andando a vedere la parte del codice antimafia che attiene gli aspetti dei beni confiscati, allora si riesce a percepire effettivamente quante siano le sfaccettature giuridiche e quanto sia la complessità nel momento in cui si procede a questa attività ablatoria del bene, che è certamente molto legata a due fattori: la condanna penale per un verso e agli aspetti della misura di sicurezza per un altro, quindi già questo crea delle grandi difficoltà, ma insomma che comunque si sviluppa anche nei termini molto propositivi e molto, molto, molto complessi, con tante sfaccettature, e quindi certo con la difficoltà della sua gestione.
Prefetto Corda, la ringrazio. C'è in ultimo una richiesta di replica da parte del deputato Pretto. Grazie Presidente, grazie Prefetto per le sue risposte. Ecco, io avrei un'ulteriore richiesta alla quale poi si aggiungeranno alcune domande scritte che le faremo pervenire ai fini poi anche dei lavori del nono comitato che ho l'onore di presiedere. Ecco, la domanda che le pongo in questo momento è questa. Noi stiamo cercando di capire anche quali siano le motivazioni che portano spesso i comuni a non accreditarsi al portale dell'agenzia e quindi di fatto a non essere a conoscenza della potenzialità che la normativa antimafia prevede e quindi a non mettere i cittadini nelle condizioni di avere l'utilizzo di un bene che possa essere importante per appunto essere un volano per lo sviluppo sociale e magari anche economico di quel territorio, perché noi sappiamo benissimo che è fondamentale che lo Stato in tutte le sue declinazioni sia in grado di riportare questi beni all'utilizzo pubblico e sociale. Per cui la domanda che volevo farle è questa: sarebbe possibile avere sulla base delle informazioni che voi avete la lista dei comuni su cui insistono i beni confiscati e sequestrati e dividendoli fra chi ha chiesto l'accreditamento e chi non l'ha chiesto? Perché questo ci sarebbe utile anche per effettuare delle nostre statistiche interne e quindi essere più pronti a fare delle proposte in modo tale da capire se c'è un problema magari di natura anche territoriale o se il problema magari può essere più o meno acuto in comuni di piccola dimensione sulla base quindi magari del numero di abitanti e di conseguenza anche del personale che questo comune eventualmente ha a sua disposizione. Le sarei grato perché sarebbe un dato importante su cui poi fare una riflessione assieme ai commissari del comitato e successivamente con l'assemblea plenaria. Grazie. Onorevole, sì, la risposta è sì, ovviamente, sia per il fatto dell'elenco dei comuni che abbiano nel proprio territorio i beni confiscati, sia di quelli che non si sono accreditati. E la motivazione, non lo so, non sono solito assolvermi rapidamente, non mi piace pensare che siano la scarsa attenzione o l'indolenza del sindaco del comune la ragione del tutto. Io credo che se di colpe si tratti, se così lo vogliamo definire, sono un po' di tutti, compresa la mia, evidentemente, compresa quella del non essere riusciti a penetrare in modo così preciso nei confronti dei territori. Però devo anche aggiungere un'altra cosa, non vorrei dire sempre le stesse cose, però nel momento in cui noi chiederemo ai nuclei di supporto di avere contatto, di richiamare ogni singolo sindaco nel cui territorio presente un bene confiscato, allora questo gap probabilmente lo supereremo nei fatti. Il sindaco, l'amministrazione comunale sarà in qualche maniera indotta alla richiesta di quella determinata password, perché di questo si tratta di una password, per accedere in modo privilegiato a quella parte di OpenRegio che gli dà luogo ad una conoscenza superiore a quella del tutto, e questo sarà, credo, un elemento che farà fare un ulteriore salto di qualità nella nostra operazione. È un'operazione che noi stiamo già facendo, questa, perché evidentemente quello che ci interessa non lo possiamo fare noi dal centro, né lo possono fare i nostri colleghi delle sedi periferiche, ma è un'operazione che venga svolta effettivamente a livello di prefettura tramite naturalmente il nucleo di supporto che è stato costituito e viene costantemente costituito. Comunque, in ogni caso, posso già dire che la lista dei comuni nei quali sono presenti dei beni confiscati è già presente su info sul portale dell'agenzia dei beni confiscati e su quella parte del portale che si chiama InfoWeb. È una dicitura nella parte bassa del quadro, diciamo così, della nostra di OpenRegio, e là insomma già si possono vedere quelli che sono destinatari. Comunque il dato raffinato lo produrremo senza meno. Grazie Prefetto. In ultimissimo, replica del senatore Mirabelli. Sì, grazie Presidente. Signor Prefetto, io penso, mi riallaccio anche a quest'ultima risposta alla domanda precedente, è evidente che c'è un tema di rapporto con i comuni, informazione dei comuni rispetto
a quali sono i beni confiscati, alle procedure. Mi pare che siano ancora centinaia i comuni esclusi da ogni comunicazione con l'agenzia. Però a me ha colpito, sempre stando, la risposta che mi ha dato sulla mia prima domanda. Lei mi dice ci sono resistenze dei comuni rispetto all'assegnazione provvisoria dei beni. Ma io francamente non ne capisco la ragione, mi pare, se non mi sbaglio, c'è qui il personale che ha contribuito con noi a fare quella legge, se non mi sbaglio, in caso di non conferma della confisca, da nessuna parte è scritto che debba essere restituito il bene, e quindi non si giustifica l'idea che il bene non possa essere, non voglia essere preso in carico perché non si vogliono spendere soldi che poi potrebbero essere persi. Questo non succede. D'altra parte abbiamo l'esperienza di caserme che sono state realizzate con l'assegnazione provvisoria, e certamente nel caso non fosse stata confermata la confisca non sarebbero state restituite. Sono altri provvedimenti che verrebbero presi per rifondere l'eventuale non conferma della confisca, per cui forse anche su questo bisognerebbe fare un po' di informazione. Se lei mi dice che questo è un argomento per cui nei comuni ci sono resistenze, diciamo, la dico diversamente. Il comune, nel momento in cui il bene non dovesse essere confermato nella confisca, quindi avviene una consegna provvisoria, o restituisce il bene o deve pagare per il bene medesimo, perché il soggetto che non è oggetto a quel punto di confisca deve essere refuso del valore del bene medesimo. Quindi una certa qual ritrosia da questo punto di vista si avverte. Naturalmente con la consegna provvisoria è un'azione che viene svolta a partire da una fase precedente, che è la fase giudiziaria, nella quale evidentemente il magistrato che prevede, naturalmente sentita l'agenzia, come sapete evidentemente, non so che lo dica io, questa opportunità. Quindi sono tutti quanti elementi, sono tutti aspetti che richiedono, come dicevamo, un'interazione complessa. Poi ci siano delle, questo vale anche naturalmente per le caserme, facevo l'esempio della caserma, la caserma non viene restituita al soggetto, però lo Stato deve pagare il soggetto che è stato oggetto della confisca medesima, quando questa poi non è andata a buon fine in quanto confisca. Quindi insomma ci sono una serie di aspetti, così come l'altro aspetto importante: nel momento in cui dovesse esserci l'accertamento dei crediti, e talvolta l'accertamento dei crediti dà luogo, da parte dei creditori in buona fede cosiddetti, dà luogo a delle cifre decisamente molto molto rilevanti, evidentemente o queste cifre rientrano attraverso la vendita del bene o attraverso la procedura, per meglio dire, tutto ciò che è contenuto all'interno della procedura medesima, o altrimenti si dovrebbe far fronte attraverso l'utilizzo del bilancio dello Stato. Quindi insomma siamo in una condizione sicuramente un po' delicata, ma questo non vuol dire che ci sia una ritrosia da parte nostra in questa operazione. Io, tutte le volte che noi abbiamo avuto la possibilità di affidare provvisoriamente un bene a un soggetto, anche a soggetti del terzo settore, l'abbiamo fatto con grande tranquillità, naturalmente da parte di tutti una certa quale attenzione sul fatto dell'utilizzo del bene e soprattutto della sua valorizzazione. Ecco, perché un investimento su quel bene, cioè spendere dei denari per ristrutturarlo, evidentemente è un qualche cosa che poi non troverebbe una giustificazione. Ecco, però ecco, ripeto, concordo sulla possibilità, e ovviamente non lo dico io, lo dice la legge, di far fronte con questa esigenza, laddove naturalmente questa trovi la condivisione intanto del magistrato operante in questa fase preliminare anticipata di cui stavamo parlando, e poi anche nelle fasi evidentemente successive. Prefetto, la ringrazio.
le anticipo, credo di interpretare anche la volontà dei colleghi presenti, in particolar modo sia del senatore Mirabelli che del deputato Pretto. Anticipo che è mia intenzione promuovere un incontro, magari fisicamente qui a San Macuto, nuovamente con lei presente, per affinare alcune riflessioni che lei ha proposto, perché sono emerse diverse e non banali criticità del sistema, e io credo che sia doveroso cercare di far funzionare l'Agenzia Nazionale nel miglior modo possibile, per cui in un'ottica di assoluta cooperazione e collaborazione, se dovesse essere possibile già nell'ambito dei prossimi 15-30 giorni incontrarci di nuovo, seppur informalmente, con un gruppo di studio, dando preventiva comunicazione a chi volesse partecipare, questa sarà l'occasione per entrare nel merito di questioni che forse meritano approfondimento. Faccio ad esempio riferimento all'ultima che ha segnalato anche lo stesso senatore Mirabelli, ma a me piacerebbe entrare nel merito ad esempio di questioni che investono anche il mondo dell'accademia, quindi della preparazione per le competenze necessarie per appunto affrontare determinate sfide. Io la ringrazio e nella speranza che ci si possa incontrare di persona, questo significherà anche che magari le misure saranno progressivamente e correttamente allentate, perché forse riusciamo a far regredire la pandemia. La ringrazio di nuovo e do per conclusi i lavori. Buona serata. Grazie a voi, buona serata, e naturalmente vi tengo a disposizione con grande piacere per quanto riguarda questo approfondimento che vi proponete. Grazie Presidente. Grazie a lei.